morte in strada! Tendenzialmente vorrei non crepare per strada. Siamo proprio cittadini che denunciano la situazione di vivibilità a Milano, di sicurezza ormai gravissima per gli incidenti continui a danno di pedoni, ciclisti e per vivibilità. Arrivare in ufficio e dire ok, anche oggi ho salvato la pelle, non è il massimo. Da gennaio ad oggi a Milano sono morte 6 persone in bicicletta a causa di incidenti stradali e 9 pedoni. Siamo qui per rivendicare una Milano a misura di persone. È una città fondata ed è un modello fondato sull'automobile, l'automobile privata. È un modello che deve finire. Finire adesso per questioni di sicurezza e di sostenibilità. Chiediamo una città. Città 30 vuol dire avere tutta una serie di misure che non è soltanto un limite stradale, un limite di chilometri per ora, ma tutta una serie di misure che portano a ridisegnare la città per ridare gli spazi alle persone e alla comunità. È una manifestazione di persone e di pedoni, abbiamo voluto evitare categorie contrapposte, siamo proprio cittadini che denunciano la situazione di vivibilità a Milano, di sicurezza ormai gravissima per gli incidenti continui a danno di pedoni, ciclisti e per vivibilità. Noi attraverseremo semplicemente la strada e a chi ci criticherà dicendo che blocchiamo il traffico o chi torna da lavorare, diciamo che anche noi siamo cittadini che subiscono un disagio. L'obiettivo è lo stesso che stiamo portando avanti da un anno, cioè di portare l'amministrazione a delle scelte drastiche, forti, senza paura di impopolarità, perché li sosterremo. Morte in strada! Tendenzialmente vorrei non crepare per strada. A me piace spostarmi in bici e sarebbe bello avere una città dove la gente si senta al sicuro quando si sposta, possibilmente non su mezzi il cui peso si misura in tonnellate. Non è che si deve sentire solo al sicuro la persona sul SUV, vorrei che si senta al sicuro anche la persona in carrozzella, a piedi, bicicletta. Sono qua perché la bici è il mio mezzo di spostamento principale a Milano e non voglio morire sotto i camion. È un problema davvero serio. Ultimamente a Milano succedono delle cose davvero brutte, la gente muore in strada, esce camminando, non solo ciclisti, sono ciclista. E bisogna andare più piano. Questa roba qua non può andare avanti. I morti che abbiamo visto in questi giorni sono spesso persone non di Milano, vengono da fuori, si trovano in una città che non accoglie. Lei da taxista cosa ne pensa? Io? Guarda, non commentiamo, la colpa è anche dei cittadini che non sono capaci di gestire le biciclette e quant'altro quando viaggiano in città. Tu adesso sei fermo qua per strada, come ti senti e cosa ne pensi di questo blocco? Beh, secondo me è giusto, ci sta perché sono morte parecchie persone, potrei essere io a piedi mentre cammino a piedi in bicicletta, quindi va bene così. Non ti senti sicura a Milano? Ultimamente devo dire di no, c'è veramente molta inciviltà e alle volte arrivare in ufficio e dire ok, anche oggi ho salvato la pelle, non è il massimo. Mi sentivo sicuro, poi un mese fa circa, delle settimane fa, una persona vicinissimo a casa mia è stata uccisa all'incrocio e da quel momento lì devo un po' meno sicuro.